Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù. Bastano anche un paio di strofe cantate malamente. Chiunque di noi sa che sto parlando appunto di Mary Poppins. Ebbene signori, preparatevi perché la tata più incredibile del mondo sta tornando. Mary Poppins Returns sarà interpretato da Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda per la regia di Rob Marshall. La Disney ne ha annunciato ufficialmente la produzione e la pellicola uscirà il 25 dicembre del 2018, a ben 54 anni di distanza dall'originale. Il regista Rob Marshall ha già collaborato con Disney, mentre Emily Blunt è l'attrice prescelta per ereditare l'iconico ruolo di Mary Poppins, che fu di Julie Andrews. Al suo fianco non ci sarà lo spazzacamino Bert, ovvero Dick Van Dyke, ma bensì un lampionaio, interpretato appunto da Lin-Manuel Miranda, apprezzato autore e attore di Broadway. Ambientato nel periodo della Grande Depressione, sempre a Londra, la storia ruoterà intorno alle avventure di Jane e Michael Banks, però cresciuti, ora adulti e con prole. Mary Poppins e Jack interverranno in aiuto di Michael e i suoi tre figli, per aiutarli a superare una grave perdita e per insegnare loro che la magia della vita si trova in qualunque momento, anche nei periodi difficili. La sceneggiatura di David Magee, ovvero curatore di Vita di P, è tratta dai libri di P.L. Travels. Per chi ne volesse sapere di più, io consiglio la visione di Saving Mr. Banks, sdolcinato film sul complicato rapporto fra Mr. Disney e l'autrice dei libri di Mary Poppins, proprio durante la travagliata lavorazione del film. In questo modo potrete scoprire molte cose che non sapete proprio su Mary Poppins, la sua autrice e la fissa totale che aveva Walt Disney riguardo a questo libro. Per quanto riguarda me, sono rimasta molto basita alla notizia di un sequel di Mary Poppins. Insomma, rientra in quella lista di film davvero intoccabili, eterni nel tempo e adatti a tutte le generazioni, che segnano proprio l'infanzia. Vabbè che io me lo rivedo ancora adesso, ma io sono un caso a parte. L'idea di vedere i personaggi cambiati, con altre canzoni, un'altra storia, insomma non so se sono pronta. Però è anche vero che potrebbe essere, e sicuramente sarà così, un modo per far avvicinare i bambini di oggi a una storia così incredibilmente bella. Cambiare i personaggi può essere un modo per andare avanti ed evolvere la storia. Insomma, non è che lo boccio del tutto, prima voglio vederlo. Sono spaventata e fiduciosa allo stesso tempo. Una cosa però sulla quale sono inamovibile, cioè, cari miei signori Disney, non vi azzardate ad essere così tanto invadenti con gli effetti speciali. Un giusto mix. Un po' realtà, un po' cartone. Detto ciò, per digerire la notizia e capire se il film farà per noi, avremo tempo. Almeno fino a Natale 2018, giorno di uscita di Mary Poppins Returns. Fatemi sapere cosa ne pensate e se anche voi come me vi sentite un pochino storditi. Io vi ricordo di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema, scaricare la nostra app Screen Week TV e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo alla prossima!